Salve a tutti, facciamo lo studio di una funzione razionale fratta in modo semplificato come ho spiegato in un altro video. La funzione è questa e notiamo che il polinomio denominatore si può scrivere come quadrato di un binomio e lo scriviamo. Allora, adesso dominio, dobbiamo vedere dove si annulla il denominatore, quindi quando, dobbiamo cercare quando x meno 1 al quadrato uguale a 0, quindi x meno 1 uguale a 0, quindi x uguale a 1. E insieme dominio e sono i numeri reali tolto il valore 1, oppure si può scrivere così: x diverso da 1. Calcoliamo intersezioni con gli assi f di 0. Qui ci mettiamo al posto di x 0 meno 6 fratto 1, quindi meno 6. E vediamo quando la funzione si annulla, cioè quando il numeratore si annulla. Il numeratore si annulla, allora calcoliamo x1, 2 con la formula per le equazioni di secondo grado. E troviamo due valori, meno 1 e 3. Quindi la nostra funzione si annulla in meno 1 e 3 e non è definita in 1. E adesso per i segni come facciamo? Allora, f di 0 è negativo, 0 sta tra meno 1 e 1 qua, quindi qui sappiamo che la funzione sarà negativa. Poi 1 è uno 0 del polinomio doppio, perché qua è soluzione di x meno 1 al quadrato uguale a 0 e quindi non cambia di segno, anche qua è meno. Invece meno 1 e 3 non sono doppi, sono semplici, e allora qui cambia di segno. Qua ho più e qui da meno metto più. Asintoti, dove si annulla il denominatore ho l'asintoto verticale, quindi x uguale a 1 asintoto verticale. Per l'asintoto orizzontale calco il limite per x che va infinito della funzione. E per le funzioni razionali fratte basta prendere il termine grado massimo, numeratore e denominatore 2x al quadrato e qui x al quadrato, che si semplifica, x al quadrato è uguale a 2. Quindi quando x va infinito la funzione va a 2, quindi y uguale a 2, asintoto orizzontale. Derivata prima. Ok, allora, derivata del numeratore. E qua viene fuori 4x meno 4 per il denominatore. Sì, lo uso in questa forma qua. Denominatore meno numeratore per la derivata del denominatore che faccio come 2x meno 1 la prima per derivata x meno 1 che è 1 fratto denominatore al quadrato. X meno 1 al quadrato diventa x meno 1 alla quarta. Adesso vedete che qui ho x meno 1 al quadrato, qui x meno 1. E anche qua x meno 1, quindi raccolgo x meno 1, fatelo sempre quando si può per semplificare. Quindi raccolgo x meno 1, allora qua mi rimane da calcolare 4x meno 4 per x meno 1 alla prima. E insomma si moltiplica termine a termine, l'ho fatto. E poi qui dobbiamo ricordare abbiamo raccolto x meno 1 e quindi ci devo moltiplicare qua, questo 2 lo posso portare qua, allora meno 2 che moltiplica questi tre termini e ho fatto le moltiplicazioni. E quindi x meno 1 va via, e qui invece della quarta diventa x meno 1 alla terza. Qua si semplificano vari termini, e alla fine rimane 16 fratto x meno 1 alla terza, che posso scrivere anche come 16 per x meno 1 alla meno 3, perché ci serve per la derivata seconda. Il segno della derivata, allora, quindi al limite cambia in 1, quindi mettiamo il valore 1, dove la derivata prima non è definita perché si annulla il denominatore. E allora, ragioniamo così, per valore di x maggiore di 1, x meno 1 è positivo e alla terza sarà ancora positivo. Qui abbiamo un valore positivo, allora qui la funzione è positiva. 1 è soluzione tripla di x meno 1 alla terza uguale a 0, è soluzione tripla e essendo dispari, allora cambia di segno, da più diventa meno. Quindi qua decresce, qui cresce la funzione. Derivata seconda. Uso questa espressione, 16 costante porto davanti, derivata questa è meno 3 per x meno 1 alla meno 3 meno 1, quindi meno 4. E quindi qua moltiplico, è meno 48x meno 1 alla meno quarta e posso scrivere come meno 48 fratto x meno 1 alla quarta. Adesso vediamo il segno derivata seconda, in 1 non è definita. Allora, qui ho una quarta potenza, sempre positiva, invece qua un meno 48 è sempre negativo, quindi la derivata seconda sarà sempre negativa e quindi la concavità è di questo tipo. Adesso abbiamo tutte le informazioni che sono qui riassunte, la funzione derivata prima, derivata seconda, gli asintoti. Allora, per disegnare il grafico, io comincerei a disegnare gli asintoti x uguale a 1.
y uguale a 2 e poi togliere le parti del piano dove la funzione non c'è. Quindi prima di meno 1 la funzione è positiva, allora tolgo la parte negativa, perché qua la funzione non ci sarà. E così anche qua tra meno 1 e 3 la funzione è negativa, sì, e quindi tolgo la parte positiva e così avanti. Adesso possiamo tracciare il grafico. Ricordiamoci che f di 0 uguale a meno 6. Allora, la funzione si annulla è meno 1 e 3. E qua si andrà a avvicinare all'asintoto. Qui la funzione è definita, quindi deve provenire da qua. Deve andare a intersecare in 3. E adesso uno si può chiedere, ma può fare così? Perché in generale la funzione può intersecare l'asintoto, basta che vi si avvicina all'infinito. Però se facesse così dovremmo avere un massimo locale, non ne abbiamo trovati. Quindi deve per forza fare così. Stesso discorso di qua, non può fare così perché avrebbe un altro, ci sarebbe un massimo locale. Quindi la funzione è così. Ok, per favore mettete un mi piace, iscrivetevi, grazie.